Social Podcasting, your digital friends. Le poesie di Alma. Un saluto a tutti gli amici di Social Podcasting. Io sono Martina Toppi di Alma Poesia e oggi vi leggerò un componimento scritto da Flavia Teneriello e contenuto all'interno della sua raccolta edita per Lieto Colle nel 2020 dal titolo Eludere una morte. Lungo le strade scorre un lungo chiacchiericcio di grida raccolte. Lampi di sguardi obliqui, poi un guizzo ilare alle spalle, in direzione di una singola linea d'ombra. Io punto il dito sul mio chiaroscuro di ossa. Si arrampicano, su per i grandi palazzi, file di gambe affusolate e zaini pieni di schermate, lampeggianti di desiderio, in un singolo coro di risa sguaiate, lacrimanti richieste. Premo l'indice sul mio scudo di ossa. Se si riversano per le strade sarà una tragedia, un affastellarsi di gomiti e nasi che si voltano all'improvviso, grattando, scavando, spingendo in direzioni ignote. Tutte le vie già disposte, già tracciate, già percorse. Da chi? Da tutti loro. Loro, quelli che gridano, ridono, spingono, guardano e scavano. Affondo le unghie negli spazi vuoti delle costole. Popolano tutto e non solo le case, sono grida sui muti schermi, sono vite su vite e morti di cui spiare lo scalpitare ininterrotto. Spintoni, strattoni, urti e urla di madri rintoccano e guardano, si voltano e ridono. Impietrisco dentro la frattura. Uno sguardo pietoso e in un attimo le spalle, e ancora il precipitarsi di mani e volti e busti e culi, e sempre le mani protese a scattare, riprendere e lanciare. Tutti i frammenti urlanti di vite che si ammassano, scavalcano e schiacciano, altrettante mani con i loro sospettosi sguardi. Che devo fare? Che mi consigli? Non c'è riposo e non c'è tregua, niente pause, nessun silenzio, alcun vuoto in cui adagiarsi. Braccia spalancate, accoglienti braccia per i propri piccoli titubanti passi. Ma io chiedo, sentinella, quanto resta della notte? Io chiedo alla sentinella, quanto resta della notte? Social Podcasting. Your digital friends.